E ancora Stasi in Parlamento sulla riforma della legge elettorale, nonostante i ripetuti inviti arrivati dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, i partiti stentano a trovare l'accordo e sullo sfondo resta la possibilità di andare al voto con il Porcellum, nonostante tutti i partiti si affrettino a dichiarare l'intenzione di modificare questa legge. Il Popolo della Libertà, che pure le aveva rilanciate, deve fare i conti con la bocciatura delle preferenze fatta da Silvio Berlusconi e Bersani, segretario PD, dice si vada avanti. Ospite di News, il professor Giovanni Sartori spiega i partiti cercano una legge che li tenga in vita. Sentiamo Bersani, poi Sartori. Siamo per i collegi, altri vogliono le preferenze, decida Camera e Senato decidano. Noi siamo per andare avanti sul solco dell'impostazione che c'è stata nelle prime votazioni. È chiaro che i partiti al potere sono in stato di panico. E quindi per loro la legge elettorale è solo lo strumento che più e meglio li possa salvare. Quindi la preoccupazione è questa, non di fare una buona legge, una legge che funzioni, una legge che faccia bene al paese. Cercano solo una legge che li mantenga in vita perché sono spaventati. Questa è purtroppo la triste verità. Poi, ripeto, se così. I problemi in discussione sono se quale sia l'entità del premio di maggioranza. A me va benissimo lo sbarramento del 5%, quindi quale sia l'entità del premio di maggioranza, diciamo il 10%, al massimo il 15%, questo forse è accettabile. Però deve essere chiaro, e questo è un punto invece controverso, perché i partiti per salvarsi cercano di rappattumarsi tutti insieme, di fare massa, se è attribuito al singolo partito o a una coalizione, e invece deve essere attribuito a un singolo partito che col premio di maggioranza probabilmente diventa il leader della futura coalizione di governo.